Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkKnight91 e benvenuti nella puntata numero 44 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers, stagione numero 3, annata 2020-2021. Nelle scorse puntate abbiamo acquistato finalmente il difensore e il centrocampista centrale, ma quest'oggi dobbiamo cercare con un solo milione di acquistare almeno un attaccante e anche un'ala sinistra. Stiamo per cedere Campbell, che nelle scorse stagioni dopo l'infortunio non è riuscito più a dare il meglio di sé, quindi non ci ha per niente soddisfatti, e attenzione perché quest'oggi inizierà il campionato di divisione 2, quindi la Championship, e debutteremo contro il West Brom e bisogna incominciare nel migliore dei modi, visto che nel tour precampionato abbiamo portato a casa 3 pareggi e siamo stati eliminati. Mi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, condividete e commentate, ma prima di andare a sondare il terreno per l'attaccante, signori, sono arrivati i numeri ufficiali di maglia dei nuovi giocatori del Forest Green e anche quelli vecchi. Eccoli qui, signori: la numero 1 per Leighton, la 12 per Evans, la 89 per Luca Mariani, la 4 per Valery, la 24 per Shepard, la 19 per Adarabioyo, la numero 3 per Ferguson, la 2 per Rawson, la 13 per Gunning, la 14 per Tyler Brown, la 25 per Mills, la 22 per Regan Poole, la 21 per Digby, la 18 per Murphy, la 8 per Harper, la 6 per Ovi Ajayira, la 15 per Tyler Rose, la 7 per Winchester, la 10 per Rhys Brown, la 27 per Max Ward, la 11 per Chong, la 91 la prende Simpson, la 9 per Doige e la 17 per Campbell, che molto probabilmente in questa puntata andrà via. Nelle scorse puntate vi ho parlato della possibilità dell'ingaggio, dell'acquisto di un attaccante veloce, perché praticamente in attacco abbiamo 2 giocatori simili, uno leggermente più forte, ma sono tutte e due forti fisicamente, bravi di testa, ma non velocissimi. E quindi ci serve un attaccante veloce, pronto a tagliare in due le difese avversarie e affrontare alcune squadre che hanno difensori abbastanza lenti ma forti fisicamente, con un attaccante veloce. E quindi ho trovato questo giocatore talentuoso del Liverpool. Quest'anno ci buttiamo tantissimo sui giocatori del Liverpool, gli scorsi anni su quelli del Manchester. Ho trovato Ryan Brewster, 69 di overall, 1,76 m, 75 kg, abbastanza veloce, ma il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 2 milioni e percepisce uno stipendio di 31.000 a settimana, quindi sarà quasi impossibile acquistarlo, ma noi dobbiamo assolutamente sondare il terreno. Andiamo in sede e vediamo cosa ne viene fuori. Quindi siamo in sede con l'allenatore del Liverpool per cercare di acquistare il cartellino del giocatore Ryan Brewster. Allora, se paghiamo 1.200.000 Brewster, non riusciremo poi a pagargli lo stipendio. Però attenzione, perché deve andare via ancora Campbell, quindi facciamo un'offerta di 1.200.000, anche se il giocatore vale 2.300.000. Avanziamo l'offerta. No, ho l'impressione che stiamo solo perdendo tempo, ci chiudono completamente la porta in faccia, quindi dobbiamo aspettare la cessione di Campbell. Ok, Campbell è andato via per 430.000, la società ci ha messo a disposizione 300.000. niente di che, però sono sempre 300.000. li abbiamo venduti tutti, signori. Abbiamo venduto Thomas, abbiamo venduto Collins, James, Campbell e Reed, e quindi adesso abbiamo solo 1.500.000 per acquistare l'attaccante. Riproviamoci per l'ultima volta, male che vada possiamo chiederlo in prestito, visto che attualmente è nella lista prestiti, quindi riandiamo in sede, proviamo ad acquistarlo, se non ce la facciamo lo prendiamo in prestito e poi aspetteremo la scadenza del suo contratto con il Liverpool per prenderlo a parametro zero. Io quello che posso fare è dargli 1.500.000 e sperare che Brewster abbassi il suo stipendio settimanale. È l'unica cosa. Vediamo se ci chiudono la porta in faccia con questo prezzo. 1.500.000. Avanza offerta. No, chiedono 2.100.000. O non spendiamo i soldi e ce lo prendiamo a gennaio, oppure lo prendiamo adesso in prestito. È l'unica cosa. Posso offrire 1.700.000, ma poi devo dargli 16.000 di stipendio senza bonus. Non sarà semplice. 1.800.000 e 14.000 di stipendio.
Penso proprio che non accetti. Va bene, noi abbiamo accettato la proposta dell'allenatore del Liverpool, però adesso il problema è che non troveremo un accordo con Brewster. Allora, ruolo in squadra importante, assolutamente sì, possiamo accettare. Durata del contratto 2 anni, accettiamo. Clausola rescissoria che si può ignorare. Ok, ci chiede 20.000 di stipendio con un bonus ingaggio da 125.000 più un bonus gol da 10.000. È troppo, questo è il massimo che gli posso dare. 13.250 più un bonus ingaggio da 50.000. È pochissimo. Se ne andrà via. Non ci siamo. Speravamo di venire qui per chiudere la trattativa, signori. Niente da fare per Brewster, lo dobbiamo prendere in prestito. Ok, questo è il nostro vivaio. Abbiamo Stefano Rinaldi, 81-87 di potenziale, e Marco Colombo, che nelle scorse puntate era 74-94, adesso è 73-91. È calato leggermente, ma è un attaccante. Se non dovessimo riuscire a prendere Brewster neanche in prestito, abbiamo Marco Colombo, che comunque come terza scelta può andare abbastanza bene. Come alla sinistra abbiamo Stefano Rinaldi. Ovviamente faremo più plusvalenza appena riusciremo a fargli aumentare il valore del cartellino. Il nostro Henry Murphy, spedito in Italia per trovare giovani talenti, ha trovato questo Andrea Gallo, 72-92 di potenziale, ed è un portiere, 1,98 m. Attenzione, 3 mesi di osservazione, io lo porterei nel vivaio, assolutamente. Un altro portiere poi. Adesso siamo pieni di portieri. Stefano Bruno, 17 anni, 65-91. Un mese di osservazione, aspettiamo. Stefano Santoro, 60-80, rifiuta. E Andrea Ricci, 60-80, rifiuta. E attenzione, inizia la Championship. Debutto contro il West Brom, vedremo se giocherà titolare contro Jonathan Lecco. Attenzione a non fare brutte figure e partire con il piede giusto. Signori, andiamo a fare la formazione, speriamo bene. Va bene signori, ho deciso di far scendere in campo questa formazione quasi tutti i giocatori titolari, con Leighton in porta, Tyler Brown, Ferguson, Adarabioyo e Valeri al centrocampo, Ajaira, Digby, non Riganpull, per il momento mi dà più garanzie Digby, Harper, in attacco Chong, Simpson finalmente con la numero 91 e Rhys Brown. I sostituti Evans, Rawson, Mills, Riganpull, Rose, Winchester e Doige. Mamma mia, che percorso abbiamo fatto! Finalmente in Championship, prima partita di campionato, speriamo non ci sia Jonathan Lecco, ma noi abbiamo Ovi Ajaira, 22 anni, ex giocatore del Liverpool. Speriamo bene con la numero 6. È tutto pronto, signori. Vediamo la formazione della squadra avversaria. La prima partita comunque la giocheremo in casa, quindi abbiamo anche il supporto del pubblico. In panchina Jonathan Lecco. Datemelo a me che gioca titolare. 5-3-2 o 5-2-1-2 il match, signori. È iniziato il debutto in Championship. La do sulla fascia dove c'è Tyler Brown che può scattare. Attenzione, ancora Tyler Brown. La mette in mezzo, la deviazione. Ancora Tyler Brown, la rimette in mezzo. Rhys Brown, attenzione. Harper, la stoppa. Harper e la parata del portiere. Debutto con il botto. 4 minuti, subito Forest Green. Valeri per Rhys Brown che la rimette in mezzo. Attenzione, dove c'è Chong. Seconda occasione in 6 minuti. Ritorniamo in difesa, questi sono forti. Ancora, ancora sulla fascia la chiusura, non c'è fallo. Attenzione, è bravissimo Ferguson con Adarabioyo a chiudere questa occasione di testa per Tyler Brown che prova a rimetterla in mezzo. La deviazione, Rhys Brown la tiene, la palla che rimane lì e può buttare fuori il difensore. Attenzione, pasticcio difensivo, può allargare per Valeri. Valeri la tiene, Valeri punta l'uomo, una finta per disorientare, attenzione, Ajaira di precisione, come sa tirare lui, ecco qui la qualità che ci serviva. Calcio d'angolo, il secondo, Rhys Brown la mette in mezzo, dove c'è Simpson, il portiere è caduto, il difensore è caduto, porta vuota, colpo di testa di Simpson fuori. Non ci posso credere, che ghiotta occasione, che pasticcio difensivo. L'azione non è finita, attenzione con Digby che la dà sulla fascia, molto bene, attenzione, Tyler Brown sulle mani del portiere, ma che botta. Ancora Tyler Brown all'indietro per Digby. Attenzione, Digby può scaricare questa botta. Mamma mia, attenzione al West Brom. Attenzione al West Brom. Deviazione di Adarabioyo, bravissimo. Tyler Brown sulla fascia, Tyler Brown la mette in mezzo. Troppo su. Mamma mia,
al recupero del primo tempo, ancora un pasticcio difensivo del West Brom, questa volta invece arriva il gol, non abbiamo fatto nulla, abbiamo solo crossato con Tyler Brown, il difensore centrale ha cercato di stoppare il pallone e invece incredibilmente si è portato il pallone in porta, 1-0 per noi, quindi il primo gol in Championship per il Forest Green, arriva su autogol. E finisce il primo tempo, vantaggio meritato, abbiamo fatto la partita, il West Brom sì, si è affacciato dalle parti di Leyton, ma non è stato pericoloso, però c'è un problema, non riusciamo ad essere cinici e il gol è arrivato per un errore difensivo. Attenzione a questi calci d'angolo, Iliemark, corner per il West Brom, il colpo di... Jaira molto bene, attenzione, Simpson fa una finta, ci prova, ma Harper adesso recupera il pallone. Harper molto bene, il tocco all'indietro, attenzione, Ferguson sa tirare sulle mani di Johnston. Jaira lo perde per un attimo, Digby riesce ad arrivarci. E adesso c'è Tyler Brown, bravissimo, il tocco a Simpson che protegge il pallone, si gira benissimo. E poi con il destro, mamma mia. Calcio d'angolo, occhio a questo corner, dove c'è Chong che colpisce il palo. Ha speso molto nel primo tempo, esce Tyler Brown, entra Mills. Vai, 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 oh, attenzione, attenzione, mamma mia, Ferguson. Rodriguez se ne va sulla fascia, 77esimo, pallone in mezzo, ci ha messo il piede ad Arabio, io, benissimo. Stanno incominciando a far girare il pallone in una maniera incredibile. Attenzione perché il gol del pareggio proprio alla fine, no. Attenzione qui a Mills, ci ha messo il corpo, tutto regolare, pallone in mezzo ad Arabio, io, ad Arabio, io, buttala fuori Digby. Simpson, finta di Simpson, si infila Simpson, la deviazione corner. Ultima azione, siamo tranquilli, ci portiamo a casa i 3 punti. Ecco le 2 sostituzioni, entrano Doige e Tyler Rose, escono Simpson e Ajaira, ma incredibilmente il pallone è uscito proprio alla fine. Attenzione a questo cross, Rhys Brown, attenzione, Doige, la deviazione, 2-0! Chong sul tiro sbagliato di Doige. Siamo stati fortunati nelle azioni dove abbiamo segnato, siamo stati sfortunati sulle azioni che abbiamo sbagliato. Quindi i gol arrivano al termine del primo tempo e al termine del secondo tempo. Attenzione perché c'è un colpo di testa di Doige con un leggero tocco di mano, se non ho visto male, quindi il gol doveva essere annullato. Quindi il primo gol nel Forest Green in Divisione 2 in Championship è di Chong. Finisce qui, prima partita, primi 3 punti, Forest Green che guarda lì la Premier League, guarda lì la Premier League. Devono ancora giocare la prima giornata di campionato molte squadre, ma attualmente siamo in prima posizione insieme ad altre 5 squadre, ma abbiamo la miglior differenza reti. Prima di iniziare la seconda giornata di campionato però dobbiamo provare almeno il prestito per questo attaccante, ovvero Ryan Brewster, che non arriva al Forest Green a titolo definitivo solo per qualche milioncino. Anzi, forse anche meno di qualche milioncino. Comunque, prestito di 2 anni, così almeno proviamoci, dai. D'accordo, siamo felici di cedere Brewster per 2 anni. Va bene, ok, va bene così. Sì, ma lo stipendio non te lo pago io, amico mio. No, 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 no. No, 18.600, no. Facciamo almeno il 40-60. Io ti alleno il giocatore, te lo faccio diventare un campione e tu ti paghi lo stipendio. E poi gli fai scadere il contratto e me lo prendo io. 35% noi, 65% il Liverpool. Quindi 10.850 di stipendio da pagare per il Forest Green, 20.150 per il Liverpool. 50 e 50. 15.500 per il Forest Green, 15.500 per il Liverpool. Facciamo il 45-55, dai, no, 50 e 50, va bene, accettiamo, dai, ci serve l'attaccante. Va bene, ci portiamo Brewster nella squadra per 2 anni. Brewster ancora non ci fa sapere nulla, ancora non ha dato l'ok per il prestito di 2 anni e adesso seconda giornata di campionato contro i Queen's Park Rangers, che nella prima giornata hanno vinto. Quindi
formazione. Visto che attualmente abbiamo tutte le energie, visto che adesso sono partite importantissime, cerchiamo di fare meno cambi possibili. Quindi Leighton in porta, Tyler Brown, Ferguson ad Arabio, io e Valery. A centrocampo a Jaira, Regan Poole, questa volta non ci sarà Harper ma Winchester. In attacco Chong, Simpson e Rhys Brown. I sostituti Evans, Rawson, Mills, Digby, Rose, Harper e Deutsch. Ok signori, sotto la pioggia contro il QPR, i Queen Park Rangers, signori, una squadra che dovrebbe essere davvero molto molto forte. E questa volta non abbiamo dalla nostra parte il fattore campo, il fattore stadio, il fattore tifosi. Vediamo insieme la formazione, vediamo un po', vediamo se ci daranno particolari problemi. Secondo me questa sarà davvero una partita difficile, anche perché questa squadra gioca con un modulo davvero molto equilibrato. Va bene, speriamo bene. QPR, Forest Green Rovers, match che è iniziato. Chiudilo, vai Valery. Bravissimo! La parata Leighton sul palo. Rivediamo il colpo di testa, deviazione di Leighton sul palo e ci salva. No, no, solo palo. Sì, l'ha toccata. L'ha toccata, è corner. È corner. Eh sì, è corner. Allora l'ha toccata, la buttiamo fuori. Stiamo subito subendo, 4 minuti di gioco. Cade a terra d'Arabio, io. Attenzione, tutto regolare. Pallone in mezzo, ancora un colpo di testa. Lasciato liberissimo. Dopo 5 minuti non perdiamo la prima partita, ci affacciamo, signori. Chong, pallone in mezzo e colpo di testa che non arriva. Ecco Ferguson. La stoppa ancora Ferguson, il passaggio a Jaira, può fare il suo tiro a giro! Mamma mia, 20 minuti di gioco signori. Freeman, attenzione a questo pallone in mezzo, deve ritornare Winchester. Attenzione, vediamo se ci arriva Regan Poole che fa anche un mezzo fallo, si continua. Tyler Brown superato, pallone in mezzo, ancora Winchester, ci sta salvando Winchester. Finta di Jaira, si infila nell'area di rigore per cercare un contatto, ancora Jaira, attenzione, non c'è nessun fallo e tocco a Regan Poole che non sa tirare, però ci proviamo. E la palla che esce fuori, dai così, no, 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 c'è spazio al centro, attenzione, ritorniamo, aiuta anche Rhys Brown. Valery si fa saltare, ritorna, ancora Valery, niente da fare, passaggio all'indietro, c'è Rhys Brown, pallone in mezzo, attenzione, Regan Poole la butta fuori, corner. Finisce il primo tempo ragazzi, un pareggio immeritato, non perché abbiamo subito chissà quante occasioni, però c'è da dire che la squadra avversaria ha creato, ha tenuto molto il pallone e noi abbiamo solo sofferto. Quindi se dovessimo continuare di questa via nel secondo tempo rischiamo di perdere. Chong, finalmente Forest Green che ci prova. Attenzione ancora Chong, finta, salta l'avversario, Chong prova a metterla in mezzo, ancora una volta verso Rhys Brown, ma abbiamo un giocatore di 2 metri. Regan Poole la tiene, ancora Regan Poole, il passaggio, attenzione, Rhys Brown può scattare, Rhys Brown, Rhys Brown si infila nell'area di rigore, grande occasione per passare in vantaggio, finta di Rhys Brown, il passaggio all'indietro, Chong l'ha colpita malissimo. Tocco 1-2 sbagliato, attenzione a Winchester, attenzione qui a Rhys Brown. Passaggio al centro, ancora a Jaira che tiene il pallone ma non trova nessuno, trova adesso Simpson che ha un po' di spazi, attenzione Simpson, salta l'avversario, Simpson, poi serve Chong, Chong si infila, la mette in mezzo, attenzione che erroraccio, Regan Poole, buonanotte Regan Poole, fate uscire Regan Poole. Winchester, Winchester, a spazio, Winchester, Carl Winchester! Win, 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 win! Anche in divisione 2, mamma mia che errore qui della squadra avversaria a lasciare spazio ad un giocatore che negli scorsi anni ha fatto gol dalla distanza in modo incredibile. 1-0 per noi soffrendo, incredibile. Immeritatamente siamo in vantaggio. E il bello che è appena uscito, ha lasciato spazio al nostro Harper ed è uscito anche Regan Poole, forse il peggiore nel Forest Green, ed è entrato Digby. Difendiamoci signori, difendiamoci, difendiamoci con le unghie, con i denti, buttiamo fuori sto pallone. Proviamo la chiusura, forza Digby, torna, attenzione, scivolata non riuscita, attenzione ancora QPR che ci prova, prova il gol del pareggio, attenzione questo tiro, c'è Leighton ma l'ha colpita malissimo l'attaccante. Esce a Jaira, 3 minuti per Tyler Rose. Colpo di testa, attenzione Tyler Rose, molto bene per Chong, Chong può andare, Chong la passa all'indietro, attenzione Simpson, fa una finta, salta l'avversario, Simpson! La parata del portiere, bravo Simpson, tiene il pallone, il passaggio ad Harper, perdiamo tempo signori, manca meno di un minuto, Harper tiene il pallone, tiene la sfera, la mette in mezzo sulle mani del portiere, mancano ormai
30 secondi, il rinvio del portiere Digby non riesce a contrastarlo, il direttore di gara fischia la fine anche di questa seconda giornata di campionato. Il Forest Green si porta a casa altre 3 punti. Abbiamo affrontato due squadre fortissime, più forti di noi sulla carta, e abbiamo vinto. Ottima notizia, è arrivato Ryan Brewster, ha accettato di trasferirsi da noi in prestito per 2 anni, quindi abbiamo il terzo attaccante. Vedremo se ci soddisferà, allora dopo il prestito lo possiamo acquistare. E attualmente lo preferisco a Doig, non perché sappia delle qualità di questo giocatore, ma perché è un giocatore diverso da Simpson. E quindi se avremo bisogno di un giocatore veloce, facciamo uscire Simpson e facciamo entrare Brewster. E viceversa. Per Ryan Brewster, la numero 17. E questa è la classifica dopo 2 giornate di campionato. Il Forest Green a pieni punti con 6. E attenzione all'Aston Villa. Nella prossima puntata scopriremo se andare a prendere un'ala sinistra in prestito oppure prenderci il nostro talento italiano dal vivaio. Comunque, nella prossima puntata ci sarà anche il primo turno di Carabao Cup contro il Birmingham. E poi 2 match di campionato contro il Bristol City e il Sunderland. Quindi ragazzi, se questo appuntamento vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete, commentate e ci vediamo nella prossima puntata con il nostro Forest Green Rovers. Bacione a tutti. Perfect.